Logos Web Radio. Benvenuti su Logos Web Radio, puntata speciale di Scrusciu, nella quale abbiamo intervistato Livio Ravanese, presidente della cooperativa Goal di Locri e fondatore del progetto Diamo un calcio alle mafie, che ha ricevuto la menzione speciale all'edizione 2012 del Premio Nazionale Città dei Cittadini. Poiché non è potuto essere presente di persona all'evento lo scorso 30 marzo a Casalecchio di Reno, l'abbiamo raggiunto telefonicamente. Con la sua cooperativa, Livio Ravanese coinvolge i ragazzi delle scuole medie, cercando di educarli alla legalità anche attraverso attività sportive. Ci potresti dare una sintesi del progetto Diamo un calcio alle mafie e come è nata, insomma, l'idea della cooperativa? Sì, allora ti spiego brevemente. La cooperativa è nata nel 2008, successivamente alle manifestazioni dei ragazzi di Locri, quindi l'omicidio Fortuni, eccetera. Noi eravamo i ragazzi più attivi, quindi proprio di Locri, e avevamo una formazione a livello di animazione sociale, siamo cresciuti in un oratorio. E abbiamo deciso quindi, dei anni prima, di avviare già un progetto con l'associazione che avevamo allora, che era dal nome Diamo un calcio alle mafie, che è un progetto educativo, sociale, che si basa sullo sport come diffusione delle regole sul territorio. Questo progetto, poco alla volta, ma noi siamo partiti con 100 ragazzi delle scuole medie fino ad arrivare ad avere una presenza alla manifestazione principale, che è il 23 maggio, l'anniversario di Falcone e Borsellino, di circa 600 ragazzi, mentre per i tornei abbiamo 300 ragazzi di partecipazione, quindi noi riusciamo a giocare per tutto il mese di maggio con tutti i ragazzi delle scuole medie. In più c'è la premiazione per i concorsi, perché noi entriamo nelle scuole grazie comunque alla collaborazione con l'istituto scolastico della nostra città. Col tempo siamo riusciti anche ad avere dei momenti formativi di questo progetto, dove alcune volte proprio con gli insegnanti riusciamo a capire, percepire le criticità dei ragazzi e quindi anche intervenire sfruttando il gioco come strumento proprio educativo a livello scolastico. Quindi noi, oltre ad entrare nella scuola con i professori coordinati con loro, cerchiamo anche di incentivare i ragazzi nel momento in cui sono là a giocare, a studiare maggiormente, ad avere un comportamento più rispettoso e anche a far giocare tutti. Certo. Far giocare tutti i ragazzi della classe, perché noi, il nostro è un torneo di calcio a 5 e di pallavolo, quindi sono 5 persone in una squadra, massimo 6. Però noi abbiamo dato la possibilità di iscriversi a tutti i ragazzi di quella determinata classe proprio per permettere questa possibilità. Ricordiamo che il progetto Diamo un calcio alle mafie ha ricevuto la menzione speciale a Città dei Cittadini. Nonostante questo progetto viene portato avanti in maniera assidua, in realtà so che avete avuto dei problemi, cioè avete tuttora dei problemi, e che forse sì, dovrete chiudere la cooperativa? Noi abbiamo realizzato il progetto da ormai 7 anni, quindi 3 anni come associazione e 4 anni come cooperativa. Questo molto probabilmente sarà l'ultimo anno, perché è un progetto che non può essere finanziato, cioè non viene finanziato dalla nostra politica locale, né a livello regionale né a livello comunale o provinciale. Quindi al di là del piccolo contributo, che può essere dei 500 o dei 1000 euro, con cui realmente non si fa niente, se uno pensa che ogni ragazzo deve essere assicurato a 5 euro al ragazzo, quindi anche su questo noi abbiamo delle difficoltà grosse e non possiamo andare avanti con l'autofinanziamento personale, perché comunque io ho 26 anni, no? E sono uno dei più grandi della cooperativa, gli altri hanno 23, 24, 25 anni, qualcuno ne ha 30, 32, ma comunque è un'età molto giovane. Quando siamo partiti eravamo, come posso dire, diventati da poco giovani, e quindi noi avevamo questa voglia di metterci in gioco per i nostri coetanei anche, quindi per cambiare quello che era il nostro territorio. Forse spinti da questa emotività non abbiamo calcolato che realmente un discorso è farlo da ragazzi, un discorso poi è farlo da cooperativa, quindi quando vai ad investire il capitale tuo personale e quando poi ti devi confrontare col discorso che devi trovarti un lavoro. Sì. E siccome questa voleva essere per noi una risorsa anche lavorativa, quindi fare quello che ci è sempre piaciuto nella vita, cioè educare, provare a cambiare il territorio, ci siamo accorti che realmente quello che noi vogliamo non è quello che vogliono poi i politici. Purtroppo il nostro è una piccola città, 13.000 abitanti, quindi non ci sono nemmeno attività commerciali tali da poter dire facciamo una serie di finanziamenti e di sponsorizzazione. E questo ci ha portato, dopo aver negli anni maturato dei debiti, nel senso che comunque noi eravamo autofinanziatori del nostro stesso evento, a dire va bene, lasciamo stare, non facciamo più l'evento nella speranza che dopo, perché dopo l'evento devi mandare le bestie giustificative, forse ti mandano il contributo, non stiamo più nella speranza dei politici, cambiamo tutto e lasciamo stare il progetto, perché anche se i ragazzi, tutti i ragazzi, cioè 7 generazioni di ragazzi, ci vedono per strada e ci salutano, certo, quando facciamo il torneo,
però questo non può bastare comunque quando si va ad intaccare quella che è anche un po' la dignità personale. Anche perché cioè, voi siete in un territorio pure abbastanza duro, difficile da vivere, la Locride. È difficile, non è difficile forse da vivere nel senso che non è un far west, però è difficile cercare di far cambiare le cose, perché quando tu cerchi di portare anche uno sviluppo che non deve essere per forza economico, ma anche uno sviluppo culturale, vieni comunque affossato da quelle che sono le logiche clientelari che ci sono nel nostro territorio, cioè chi porta voti ha finanziamenti, da noi funziona così, chi invece certo. Non porta voti e fa qualche attività che merita non ha finanziamenti, ma questo lo dico perché è assurdo che delle associazioni sportive che nascono da un anno ricevono finanziamenti di 40.000 euro, la provincia, mentre noi che siamo attivi da 4 anni e realizziamo un progetto sulla carta certificato con le foto, invece non viene accolto. Noi abbiamo un partenariato con la scuola con cui realizziamo un progetto, ma non gliene frega a nessuno, questo è il discorso, capito? Io sono un po' emotivo in quello che ti dico, perché che vuoi, ormai uno parte con un sogno e poi si deve trovare a confrontarsi con la realtà. Cioè, i miei genitori mi hanno sempre detto, ma che vai a fare queste cose, che le realizzi a fare, tanto non serviranno a niente. Io dico no, forse non serviranno a niente perché non le potremo continuare a fare, però per quei ragazzi che hanno partecipato è servito, perché 400 ragazzi che giocano, 600 ragazzi che vengono alla manifestazione, indossano la maglietta con scritto diamo un calcio alle mafie e sono tutti ragazzi della scuola media, vuol dire che oggi domani uno di questi sarà un criminale, però anche questo criminale avrà indossato per una volta la maglietta diamo un calcio alle mafie, quindi non so se se ne ricorderà, non so, certamente non gli farà cambiare la sua concezione di vita, però per una volta anche lui avrà dovuto dire nella sua vita io do un calcio alle mafie. Forse quel ragazzo che poi non vuole rientrare nelle foto, non si fa fotografare, si nasconde dietro la maglietta perché diciamo appartiene a determinate famiglie, però in quel momento anche lui partecipa ad una manifestazione contro le mafie, quindi anche questo è un principio, è un principio che ci ha portato finora a continuare nel speranza che potesse cambiare qualcosa, che un politico o una classe dirigente se ne potesse accorgere del nostro progetto. Purtroppo non è andato così e quindi noi saremo costretti quest'anno a liquidare la cooperativa e vedere se il prossimo anno provare a realizzare un'altra volta il progetto, ma senza finanziamenti credo che questa sarà l'ultima edizione del nostro progetto. Certo. Ecco. Ringraziamo Livio Ravanese, ti facciamo gli in bocca al lupo, chiaramente dovuti. Speriamo che possa andare avanti invece questa cooperativa. Vi ringrazio, siete stati gentilissimi, vi ringrazio da parte di tutti i soci perché apprezziamo il vostro riconoscimento a livello nazionale per il nostro progetto che finalmente non ha ricevuto un contributo, però ha ricevuto una menzione, quindi vuol dire che forse nel nostro territorio non abbiamo lasciato un'impronta ai politici, però almeno qualcuno si è accorto che è un progetto che forse valeva la pena continuare a realizzare. Vi ringrazio. Va bene, grazie mille. L'intervista è stata curata da Lucio Cipollari. Un saluto da Lucio Cipollari. Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.